Ciao Davide, ben arrivato qui a Garage Radio, a Geronimo Space. Ciao a tutti anche agli amici a casa. Ti ringrazio per averci subito dedicato un po' di tempo alla nostra trasmissione. Sei arrivato con gli amici, ci fa molto piacere. Sono arrivato con una bella ragazza. Con una bella ragazza. Jessie Carlin. Sì. Ciao Jessie. Ciao Jessie. Allora, qui noi dobbiamo trovare uno che stia in regia, perché io non riesco a fare tutto, non ce la faccio. Insomma, sei poliedrico, insomma, dai, dimostracelo, no? So polipo. Davide! Eccomi, Davide, senza la E. Come stai? Sì, a me ogni tanto mi viene un benino, modo... reduce da un po' di viaggi e... Non potevo non venire a Garage Radio perché ci fa molto piacere. Come ho detto io prima, siamo parenti. Beh, insomma, per, Garage sì, Radio, Garage cugini, School, parenti. È già un po' che non ci vediamo. Ci fa molto piacere di averti qua, qua in studio. E abbiamo visto un pochino le cose che stai facendo. Noi ora, più che un'intervista, ci piace fare una bella chiacchierata. Sì. Una chiacchierata in modo da capire un attimino chi è David dell'Uomo d'Arme, cosa fa, cosa ha fatto, cosa farà. Poi insomma un po' di musica che hai intenzione di farci ascoltare, tre brani che tra l'altro devo dire che mi piacciono anche molto. Non ne dubitavo. Mi piacciono anche molto e perciò insomma ci spiegherai un pochino tutte le cose. Stiamo qua un'oretta a chiacchierare in modo che chi ascolta Garage Radio e chi ascolta Geronimo Space riesce a conoscere David dell'Uomo d'Arme. Eccomi qua. Va bene? Sì. Allora, io la prima domanda che mi è venuta spontanea proprio, perché ho letto un pochino quello che mi hai mandato, la tua biografia, sì. No? Io conosco un po' di cose, di cose che hai fatto, ma non conoscevo tutto quello che hai fatto. Una minima parte poi. Vabbè, insomma, quello che mi hai scritto. Okay. Perciò io... Allora, teatro. Sì. Televisione. Sì. Ti sei affacciata al cinema? Sì. Cioè, i tuoi? Manca cartoni animati, fumetti, illustrazioni. Perfetto, cartoni animati, fumetti, illustrazioni, eccetera, eccetera. I tuoi ti hanno cresciuto a pane Pippo Baudo? Cioè, io devo capire perché hai fatto proprio tutto. Le hai abbracciati tutti queste cose qua. Sì. E ancora sto aspettando di vedere cosa farò da grande. Ecco fatto. Come nasce? Da cosa sei partito? Cos'è che ti ha fatto scatenare la voglia di questo? Questo interesse per lo spettacolo in generale. Guarda, allora, insomma, vi dirò, io la vedo così, lo dico anche quando insegno ai miei corsi di cinema e recitazione, che è già un po' di tempo che non faccio. Io la vedo che ognuno di noi può realizzare i propri sogni. Io ne ho realizzati diversi, non ultimo il viaggio in America. Io ero semplicemente un ragazzo che faceva l'università, come tanti altri, l'accademia. Dopo 10 anni che ho lavorato in un locale, una pizzeria, una bella sera smattai e dissi no, io devo rincorrere il sogno. Un sabato sera presi e andai a Cinecittà. Dopo così. Pochissimo, sì, così, perché c'era il progetto Cubase che prendevano nuove leve e gli insegnavano un attimino recitazione, montaggio, regia. Niente, io andai con al tempo un video CD, un corto in video CD, non esistevano i DVD. E ovviamente dormì in macchina, la mattina mi presentai fuori concorso e una persona mi vide comunque il mio prodotto. Insomma, dopo 2 settimane lavoravo lì. Ah, che bello. Sì, poco, perché il mio sogno era il cinema. Dopo un paio di mesi però ho mollato tutto perché non ero pronto. Mi sono trovato a dare volantini. Cioè, con anche una bella macchina, perché non mi mancava i soldi in quel periodo. Poi ho iniziato stranamente in una TV locale. Una persona, fra l'altro ne parlavamo prima, sì, Roberto Artigiani, mi disse: ok, ma perché non prendi una macchinina e non vai in giro a fare qualcosa nei mercati? E da lì è iniziata un po' la mia carriera televisiva. Al tempo avevo una ragazza con la quale poi inizia una lunga collaborazione che conosci. È iniziato per gioco, diciamo. Nel mentre però c'è stato altre cose che facevo, quindi l'accademia, borsa di studio, cartoni animati, Warner Bros. Però già partire e andare via, può dormire in macchina, cioè questo fa parte dalla parte musicale. Lo spirito dell'avventura che non ti manca. No, è della gavetta poi. Ah, l'ho fatta tanta. Capito? Della gavetta, quella che ti fa soffrire, che tante volte ti fa pensare di smettere anche. Sì.
però ti manda avanti e ti dà adrenalina per continuare a fare, per inventare sempre cose nuove. È quell'incoscienza sana che ci vuole, uno si deve buttare, lo dico sempre anch'io che incosciente ci sono nata, bisogna buttarsi. No, ma lo do consiglio a tutti io, buttatevi, i sogni li realizzano tutti, basta volerlo, non esiste infatti, un sogno realizzato. Anche il sogno Garage Radio. Questo ne parlava giusto prima. Da incosciente ci si capisce. Certo. Tutte queste cose che hai abbracciato, tra tutti questi ambienti che hai abbracciato, quello che senti più tuo? È quello che sto facendo adesso. Televisione? No, è fare televisione, però la faccio a modo mio. Io sinceramente dico una cosa che farei non ridire. Io non ho l'antenna da più di 10 anni. Io non guardo televisione da più di 10 anni. Vabbè, chi la fa non la guarda. No, assolutamente. Io sono appassionato di cinema, quindi ho una marea di videocassette, DVD, Blu-ray, sono proprio un pazzo. Per darti un accenno, ma mi pare ce lo siamo detti tramite WhatsApp, sono andato nel deserto del Sahara, sì, sono l'unico che ha pianto sul set di Star Wars. Cioè, per dirtene una, quello è il mio mondo. Dopo ci racconti un pochino anche questo viaggio qui, perché è stato interessante. Ma penso che sia interessante per tanti. Ci sono tanti ragazzi giovani a casa che progettando il loro futuro pensano a un viaggio come hai fatto te. Allora, noi ultimamente abbiamo conosciuto proprio dei ragazzi, fra l'altro uno ce l'abbiamo anche in casa, molto che ti ammira molto, siamo molto preoccupati perché proprio ti ammira per essere andato in quel luogo, in quel posto, per aver avuto il coraggio, la preparazione. Ma preparazione, ti dico, sono andato proprio una valigia, un po' di vestiti che mi sono avanzati e tanta follia. Aiuto! Allora, questo discorso qui non lo affrontiamo, dopo lo tagliamo, speriamo che sia già a letto, perché se no è un bel casino. Domani ci parte. Arrivederci. Addio. E grazie. Aspettiamo la maggiore età. Allora, mandiamo intanto un po' di musica. Io voglio ricordare che sul sito garageradio.it c'è una chat libera che dove potete entrare e chiederci qualsiasi cosa, fare una domanda, qualsiasi cosa volete scrivere. Noi ben accetto, cerchiamo di leggerle e di commentarle. Oppure messaggi attraverso il telefono. Potete mandarli al 331-7356-747. Noi intanto mandiamo un po' di musica, poi torniamo in diretta qui su Garage Radio insieme a David dell'Uomo d'Arme. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Go.
Ciao a tutti, sono Christian Maier, volevo fare un grande saluto a tutti gli amici di Garage Radio, l'unica radio che fa passare musica italiana di gruppi underground, meno conosciuti, ma forti e degni di essere ascoltati. Ci vediamo presto e ci sentiremo presto.
Vediamo, zio. Ce l'ho fatta questa volta. Ce l'hai fatta. Qui, allora, qui mi prendono tutti in giro perché ogni tanto sbaglio. Ogni tanto entro nei sottofondi, cioè parlando quando ci sono io, sì, che presento, cioè faccio del casino. Ma quello l'ho sempre fatto. Va bene. E la cosa bella, quando lavoravo anche per le altre radio, lo facevo uguale, cioè non è che sono cambiato. Ma è una tua caratteristica, zio, non devi cambiare. È così. Io che parlo sei. Anche quando non dovrei parlare. E anche su te stesso. E anche su me stesso, perciò pensa un po'. Come allora, siamo messi. Lascio a te la parola, io ho già detto. Allora, che Davide, senti, ho letto un po' di info, no? E ho visto che hai realizzato tantissimi format. Inoltre talk show di diverso tipo. Io volevo sapere, ma quanto lavoro c'è dietro la presentazione di una trasmissione? La creazione, l'idea. Allora, ne ho fatti veramente, veramente tanti. Diciamo che quelli più impegnativi sono stati il Blue Rock, che lo zio conosce bene. Sì, ho avuto l'onore di essere ospite 3 volte, tra l'altro. 3 volte. Su dei divanetti molto comodi. Sì, 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 ci torneremo, a breve molto ci comodi. Torneremo. Intanto lancio già una cosa. E beh, c'è dietro del lavoro, nel senso che vabbè, parte l'idea, poi devi buttare giù un progetto scritto, presentarlo a varie emittenti televisive. Diciamo che quando prima dicevo che ho fatto tanta gavetta, perché ho fatto tante TV private di cui non me ne pento, tra cui una è qui proprio vicina. Tutta esperienza comunque. Tutta esperienza. Il salto della fossa l'abbiamo fatto in realtà da un anno a questa parte, quando una persona che ha creduto in me, che appunto si chiama Francesco Pavan, responsabile di alcune situazioni televisive, che salutiamo tantissimo perché è veramente una persona eccezionale, e mi ha dato la possibilità di realizzare il Blue Rock, cosa in cui lui mi ha aiutato tantissimo. Da lì io continuavo a fare quello che era la mia passione, andavo a giro con un operatore, delle presentatrici, facevamo i motoraduni. Una delle mie più grandi passioni sono le Harley Davidson, la filosofia, sì, la cultura americana. Quindi facevamo delle piccole pillole a motoraduni, da lì ce le mandavano in onda, eccetera. Quest'anno invece due, una è Dinamica Channel nazionale, e da pochissime settimane siamo su Sky, proprio nel pacchetto Sky, su 148 Automoto TV. Quindi diciamo che posso dire che ce l'abbiamo fatta. La Gara School è diventato un format a tutti gli effetti. Siamo rimasti gli unici in Italia a parlare di cultura custom. Posso anche dire che tra breve affronteremo altri tipi di moto, perché siamo partner FMI, siamo partner della Teleton, siamo parte... Insomma, abbiamo diverse situazioni che si sono unite a questo sogno, perché poi era il mio sogno. Vi siete mossi parecchio. No, ci hanno cercato, in realtà. È stato tutto un caso. Quest'anno noi ci siamo mossi e poi ci hanno cercato. Quindi... Comunque le collaborazioni, dicevo, sono sempre molto importanti. Io vivo di collaborazioni, infatti. È la cosa principale, e penso che collaboreremo parecchio anche con voi. Ma a noi ci fa piacere dovere. Però è difficile, è duro. Effettivamente c'è un lavoro di squadra. Mi ero ritrovato solo per un periodo, adesso come vedete mi sono portato metà della mia squadra, quella più forte, e ringrazio soprattutto loro, perché specie in questo periodo non ce l'avrei mai fatta. Quindi senti, Jessica, vogliamo dire i loro nomi. Jessica, certo. Abbiamo Jessica Arline, il Cele, eccolo lì, e andiamo Andrea qua dietro. Sono alcuni dei membri, ce ne sono altri in realtà. Poi abbiamo le Garage Girl, che sono varie ragazze che si alternano, e abbiamo il nostro responsabile, che è Domenico Mor, che è quello che cura in realtà tutto. Io sono la parte artistica, sono il regista, quindi creo. Perché lei la domanda l'ha fatta per quale motivo? Perché tante volte quando guardiamo la televisione te vedi soltanto quello che è nello schermo, certo. Non sai. Io penso che la maggior parte di chi è un utente, cioè dell'utente, non sa il lavoro che c'è dietro, la preparazione, la creazione e anche la struttura proprio della televisione, proprio, no, capito? Perciò non si rende conto. Poi di... cambia dallo studio a quello che facevamo noi, che eravamo, cioè io in realtà sono partito con 2 persone, che eravamo io e Serena Boldrini, eravamo in 2, ma di lì a poco ci siamo allargati, cioè era un lavoro esterno. Quando poi lavori in studio c'è il mondo, l'hai visto anche tu. Io sono stata lì come spettatrice, devo dire che il format era molto carino, sì, anche da vedere, proprio era una mia fans. Quindi sì, ripartiamo, chiedo aiuto anche a voi, ripartiamo col Blue Rock, sì, assolutamente, perché era una bella molto realtà. Bello, divertente. Allora, fu una cosa dinamico, fu una cosa molto bella, come ti dissi a suo tempo, perché tu hai cercato di riportare in vita
quello che era il Roxy Bar. Certo. Il Roxy Bar io l'ho vissuto, ci sono stato, ci ho suonato al Roxy Bar ed era un ambiente bellissimo che poi dopo purtroppo è morto. E ora è sul web e basta, no? Io l'ho riportato in TV. E tu l'hai riportato in TV e a me mi colpì subito questa cosa, cioè di fare una trasmissione dedicata alla musica, all'arte in generale, perché poi c'erano pittori, mi ricordo Rex. Rex, che, grande amico, grande Rex, lo salutiamo, l'ho visto all'ECMA qualche giorno fa. Che io li vidi fare delle magliette, ero lì che morivo a guardarlo. Poi insomma, tutta una serie di arte a 360 gradi, tatuatori, qualsiasi il mio cosa. Mondo ho portato la mia essenza, solo quello, niente di più. Fanno bene queste cose qua, certo. Anche a chi guarda la televisione, perché oggi in televisione c'è ben poco, certo. Cioè, se dai un qualcosa di interessante così. No, ma io ringrazio, guarda, lo dico qui, io ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti, perché noi non pagavamo nessuno, quindi c'erano ragazzi che partivano dalla Sicilia a spese proprie per venire a suonare a Blue Rock. Quindi per me queste sono state le soddisfazioni. I Big Ones dalla Latina. I Big Ones, grandissimi. Big Ones che saluto. Sì. Mi salutiamo. Insomma, è una, deve rinascere per forza questa cosa. Sì, perché chi è affezionato al mondo dell'arte a 360 gradi come lo siamo noi, è un piacere vedere un programma dedicato proprio alla musica, all'arte, alla fotografia, ai libri, a tutto quello che è la cultura oggi, anche perché non è facile trovare una TV che ti offra un format così. No, noi ora abbiamo anche delle TV buone, stiamo solamente convincendo fra i vari impegni la presentatrice a tornare, altrimenti me lo presenterò. Mi metto una minigonna, io mi depilo, insomma. Tanto sì, anche te con Pippo Baudo, penso che, capito? Io sono nato prima di Pippo Baudo. Sei nato prima sicuramente. L'ho inventato io, Guarda zio, mi sono ritrovato a presentarmi le trasmissioni, quindi possiamo fare tutto, quelli come noi possono fare tutto. Si può fare tutto. Allora, parlando di musica, tu mi hai portato tre brani che penso, se hai scelto questi tre brani, significano qualcosa di importante per te. Il primo brano, quello che andremo a ascoltarci adesso, perché? Dimmi qual è il primo, ti dico il perché. Lo vedi qui sullo schermo in blu e sarebbe My Way. Perfetto. La versione, diciamo, quasi classica del mitico Sid Vicious. Allora, Davide, te che non lei lo sai adora, tra come l'altro. Adoro questo pezzo. Allora, a me questa versione così dissacrante, così è fantastica, è favolosa, ma poi lui era veramente un grande sacrante. La grande truffa del rock and roll, dai, Sid, è vero. Come Sid mai questo brano qua? Cosa? Beh, perché comunque sia, al di là che sto un po' passando il mio periodo punk, vado un po'. Sarà che sono un po' incazzato col mondo e quindi ho un po' la rivincita su tutto quello che è stato. Però vabbè, c'è quello che è Sid, c'è la storia d'amore che c'è stata, quindi c'è anche un po' di romanticismo che sto passando nella mia vita. E poi c'è questa canzone, vuol dire che si può fare tutto. Se lui ha cantato My Way, noi possiamo spaccare il mondo. Quello è vero. Guarda, ti racconto una cosa. Io la prima volta che ho sentito questo brano ero in macchina da sola. Mi sono fermata. Se no faceva la macchina. Come un ebete, voglio dire, lì ad ascoltare la bocca aperta, perché questo brano veramente l'adoro. Questo modo così provocatorio è veramente. Sì, era veramente. Mi avvicino. E anche il video era. E la rabbia del video è rabbia, favolosa. La rabbia. Sì. Allora ce l'ascoltiamo. Ascoltiamocelo assolutissimamente. Perché poi parte molto delicato, molto bellino, tranquillo. Sembra anche una persona. Anche il video è molto delicato, vero zio? Sid Vicious, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a
Jones con My Way. Siamo entrati in diretta qui su Garage Radio con Geronimo Space insieme a David dell'Uomo d'Arme, alla zia e allo zio. Allora, io devo dire una cosa, devo dire. Siccome mentre passa la moon anche ci selfie, facciamo, no? I selfie. Sì, allora, io siccome nell'ultimo periodo, quando io tenevo d'occhio un po' il viaggio, quello nel Sahara, che ce ne parlerai dopo. E ho visto 18.000 selfie. Allora, io non sono capace a fare... Cioè, no, quelli che mi faccio io vengono brutti. A parte il soggetto che va più di ossia... Io sono fichissimo, hai visto? Io invece devo lavorare con Photoshop e non ci riesco, no? No, sono fichissimo, non so perché. E poi si vede, quando fai selfie lui, si vede il braccio. Cioè, rimane sempre il braccio in mezzo. A me, allora, o mi fai un corso di selfie... Te lo faccio. Ecco, perché io, cioè, io mi sto... Corso di selfie per fichi. Mi sto cervellando con questi selfie qui per... Hai contagiato il web. Hai creato un... Voglio imporre esami di web. Voglio diventare cattivo. Allora, a proposito di cose di cui hai passione, oltre al web, come dicevi prima, appassionato di Harley Davidson, sì, di cultura americana, sì, viaggi negli Stati Uniti, e poi è nata questa Garage Cool TV. Sì. Ok, una creatura tua. Sì, assolutissimamente. Di cui vedo che ne vai molto fiero. Sì, 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 sì. Allora, per chi non conosce ancora questa realtà qui, parlaci un pochino di questa realtà, i canali dove viene trasmessa, i canali televisivi dove viene trasmessa, insomma, un pochino tutte le cose, facci conoscere, sì, Garage Cool TV. Allora, dove viene trasmessa, intanto invito tutti ad andare sul Facebook, che c'è tutto, comunque Automoto TV, Sky 148 e Dinamica Channel 249 Digitale Terrestre. Quindi chi non ha Sky lo vede in chiaro su Digitale Terrestre. Digitale Terrestre su che canale? 249 Dinamica Channel. Okay. E a breve si aggiungeranno altri canali. Comunque sulla pagina Facebook trovate tutto. Pagina Facebook Garage Cool TV. Poi che dire, niente, quello che, un po' quello che ho detto, da una passione di un ragazzetto di 14-15 anni dovevo trovare il modo di avere l'Harley. Me la sono comprata, anzi in realtà ne ho comprata più di una nel corso della mia vita, però non mi è bastato, cioè dovevo capire. Allora ho detto, vabbè, inventiamoci qualcosa, come faccio con tutta la mia vita, come ho fatto con i viaggi, con tutte le cose che mi piacciono. L'unico modo in quel momento era la TV. Ho scritto una trasmissione, sono andato nel mondo dei bikers con una telecamera e una conduttrice. Da lì è nata la Garage Cool, che in realtà Garage Cool nasce nel 2011, però siamo attivi dal 2006 con altri nomi. Non lo dico perché farei pubblicità e quindi va bene. E niente, abbiamo seguito un po' tutti gli eventi, quello che io facevo da ragazzo normale, ora ero uno di loro. Mi hanno portato a conoscere il mondo vero delle moto, delle Harley. I gruppi, ho seguito Yog, gli MC, quindi seguo un po' tutti, ci conoscono tutti. Ho stretto collaborazioni importanti con le riviste di settore, Low Ride, e non ultimo, anzi saluto il nostro amico Davide Cordella, che è il fotografo di Bikers Life e è stato uno dei miei compagni nel viaggio nel Sahara. So che ci sta ascoltando, è un pazzo scatenato come noi. Bene. L'abbiamo anche rivista all'ECMA. A dicembre avremo un po'... Anzi, comprate Bikers Life, che ci sarà tutto il resoconto del nostro viaggio a livello foto a Milano. Sì, sia di l'ECMA che del viaggio del Sahara. Sarà su Bikers Life di dicembre. Perfetto. E che dire, mi sono... Cioè, da questa passione quello che mi è piaciuto è contagiato delle persone. Una, eccola qua accanto a me, che è Jessica, che se non c'era lei in questo periodo non ci rialzavamo, devo essere sincero. E le donne, ragazzi, ha creduto nel sogno di un pazzo che si era un attimino affossato per un certo periodo, e invece siamo ripartiti alla grande. Cioè, avete unito i vostri sogni? Sì, abbiamo unito, ho contagiato con i miei, sono molto più giovani di me purtroppo. Quindi... Vabbè, io vado via, ragazzi, ciao. Sì, no, te ormai sei fuori moda proprio. Io batto gli ultimi colpi. Ma dove vuoi andare? Quando dite queste cose qua, no, mi vabbè, sento diciamo poco. Che comunque l'Harley Davidson è la filosofia americana, è il sogno per eccellenza, no? La route, gli spazi incontaminati, enormi. E poi, cioè, è inutile che ve ne parlo, perché se andate un po' vedete le foto che ho fatto, ma se non ci mettiamo piede è indescrivibile. L'America è veramente indescrivibile.
E là ci sono le Harley, tante. Sì, tante. Ce ne sono tante, veramente tante. Davide, l'America è da appassionato, come ti sei descritto, mi immagino per te sarà stato un sogno. Sì. E invece il Sahara, il deserto del Sahara, non è stato era difficile... per niente un sogno, sinceramente non ci volevo nemmeno andare. E sono stato contattato dallo zio Ferdi, che... Sì. Nel mondo bikers lo zione, come viene definito, anzi ora Obi-Wan Zione, perché Obi-Wan quel Zione. Pazzo con lui e Davide, dovete sapere che sono gli unici pazzi con una Victory e un Harley Davidson, che noi siamo andati in mezzo alle dune sul set di Star Wars in Jeep. Era impossibile venire in moto, loro sono arrivati con una Victory ed un Harley. Bene. È una cosa, guardate tutto il servizio fotografico sul nostra pagina Facebook, perché è incredibile. Però io non ci volevo andare, sono stato chiamato dall'ozione insieme alla Cal che saluto, che è il titolare di LM Viaggi, che ha organizzato questo viaggio da pazzi, perché eravamo veramente tantissimi, anzi le iscrizioni so che sono già aperte per il prossimo ottobre. Ah. E lì ci siamo ritrovati, abbiamo stretto delle amicizie, ma non era uno di quei luoghi che mi affascinava. Ma questo viaggio qui nel Sahara andrà ora in televisione? Sì, subito dopo. Allora, venerdì andrà in onda con 4 repliche. Partirà la prima puntata del reality, perché poi è un reality. Sì, sono reality. Questo è totalmente una cosa nuova. Andrà in onda l'America, finite le puntate dell'America, andrà in onda il Sahara. Quindi sono diverse puntate tantissime, televisive. Non ve le vedete in me. Ecco. Sì, sì, è proprio strutturata al reality. Perfetto. Quindi conosceremo, non sarà un documentario, sì, vedremo i luoghi fantastici, però più che altro sarà incentrato sui personaggi. E la cosa divertente, cioè la cosa strana e bella, che per la prima volta in Italia non l'ha fatto nessuno, non sarà tutto ripreso da una telecamera, si può pensare 4K HD, no, assolutissimamente, ci sarà una telecamera, ma il più del materiale sarà preso dai ragazzi, dai partecipanti, quindi ci saranno tanti cellulari, tanti telefonini, telecamerini, e questi che si riprendevano tra di loro, cose più vere. Sarà una cosa veramente un reale, tanto in presa diretta, e io sono soddisfatto, anzi vi invito a poi fatemi sapere se vi è piaciuta la prima puntata. Che siamo noi a Las Vegas venerdì alle 23, venerdì. Sarà la prima puntata. La truppa di pazzi che ha fatto questo viaggio, in quanti eravate? Allora, la truppa mia in realtà eravamo in tre, al quale si è unito l'ozione e Davide Cordella di Bikers Life. Come video eravamo io, Domenico, e la presentatrice Laura Testini. Eravamo proprio truppe ridotta, poi gli altri erano tutti, c'era oltre 300 moto, ma erano ovviamente tutti partecipanti che si sono ritrovati a loro insaputa dentro una trasmissione televisiva. Bello. Però, come dicevo prima, era uno di quei posti dove io non volevo andare, invece ragazzi, la Tunisia... È stata una bella esperienza, però, c'è bellissimo. Un bel ricordo. Sì, c'ho un bellissimo ricordo, non ho mangiato niente, mi sono sentito male solo quando sono tornato a casa. Voglio dire. Però lo consiglio, perché ragazzi, le dune sono le dune, bello. Allora, dicevamo prima che oltre a televisione, teatro, cinema, di tutto, di più, qualsiasi cosa, adesso anche musica. Stai attraversando un periodo punk rock e io non lo sapevo, ce l'hai detto proprio adesso in pochi minuti fa, queste tre persone che ti hanno accompagnato questa sera poi è parte di un progetto musicale. Sì. Giusto? Certamente, sono loro e niente, uno dei miei sogni che... In realtà facevo quando avevo 15 anni, cantavo in un gruppo, poi però vabbè. E poi ho sempre dedicato tutto agli altri, quindi ho affrontato la musica col rock, altra passione nella mia vita. E poi mi sono detto ok. Però sono dietro le quinte. Sempre dietro le quinte, ho detto ok, vabbè, dai, realizziamo un altro sogno. Ma mica tanto, non deve essere una cosa seria. Loro magari lo faranno sul serio, ci gioco. Quindi ho detto vabbè, dai, a agosto facciamo 2-3 pezzi, quelli che decido io li pancheggiamo un po', ci divertiamo, ci facciamo il video, ce li mandiamo in TV. Quindi in realtà questa è la tua band. Questa sarà la mia band. Anche la band. Allora, anche la band musicale. Penso che non dispiacerà loro sentire un brano dei grandi NoFX. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't stereotype, but what's the explanation?
eccoci qua. Eccoci qua. Senti Davide, spulciando su Facebook, sulla pagina di Garage School TV, ho visto una locandina veramente bella anche dal punto di vista grafico e mi ha incuriosito. Tattoo on the Road, che sì. Cos'è? Allora, Tattoo on the Road è appunto il format reality di cui parlavamo prima, che parte da venerdì e è il nostro viaggio in America. Ti spiego, un'altra delle mie passioni, ne ho troppe, sono i tatuaggi. Dorme due ore a notte? Sì, sì, no, nemmeno, ultimamente nemmeno. Guarda, lo sai dov'ero due giorni fa? Poi faccio un po' ridere, quando c'era il temporale pioveva. Io alle 5 del mattina ero a Marina a fare il bagno sotto il temporale con una persona più pazza di me. Comunque, noi facevamo una trasmissione, si chiamava Tattoo Planet, con Michele Berretta, un grande amico che salutiamo e salutiamo anche Mister Antani, il nostro DJ. E la curiosità e i casi della vita. Una volta sono stato contattato da un amico, adesso si chiama Mattia Ferri, che mi disse: ok David, tramite Martina, che è la responsabile di Altrimenti on the Road, un'agenzia di viaggi, mi contattarono e mi dissero: guarda, te fai questo tipo di lavoro, noi abbiamo scritto un format. Questo non l'ho scritto io, l'ha scritto Mattia. Il format si chiama Tattoo on the Road, mi ci sono innamorato, avevano bisogno di un regista e gliel'ho anche in parte presentato, anche se poi il volto in realtà è Mattia, con un altro pazzo che si chiama Tiziano Rapanti, che è il tatuatore. Hanno detto: andiamo in America. Mattia faceva la guida, Martina organizza i viaggi, Tiziano è un tatuatore di nome, di Ancona, e percorrendo la route, le varie strade, i vari parchi, ci fermiamo, attacchiamo la macchinetta al motore di un Harley. E io questa cosa, la macchinetta per tatuare? Sì, questa cosa mi ha fatto impazzire, perché eravamo, mi sembra, 18 partecipanti. Io ci ho scritto un reality, ho detto: sì, lo facciamo. Bellissimo. Vedetelo, perché è veramente bellissimo, Tattoo on the Road. Ma favolosa. Non è finita, continuerà. Ci siamo fermati a tatuare nello Yellowstone, a Bonneville, mitico lago salato, che ci sono andato io, era il 150esimo anniversario, gare sospese, il lago era allagato. Ecco fatto. Sì, sono andato nel Sahara, era 6 mesi che non pioveva, grandine di 3 centimetri. Perfetto. Cioè, ragazzi, non venite con me perché non vi rovinate la vacanza. No, invece no, perché voglio dire, te, se c'è un posto dove è caldo caldo, fai piovere. Sì, sì, infatti devo trovare il modo di fare business da questa cosa. Vedi? Però nulla, Tattoo on the Road veramente è stata un'idea fantastica di questi ragazzi e questa è stata veramente un'esperienza da brivido, perché cosa vuol dire essere allo Yellowstone quando ti passa un orso davanti con lo sacchiotto o un bisonte e te sei lì che stai facendo un tatuaggio, o essere a Bonneville con quasi 40 gradi in un lago salato e quindi c'è una sola bottiglia d'acqua e ti sei lì a tatuare tutto il giorno. È fantastico. Però ecco, non ne voglio parlare tanto perché bisogna guardarlo. Venerdì sì. Tutti incollati alla TV. Sì, La cosa bella, io mi rivolgo un pochino agli ascoltatori, che attraverso la radio potete immaginare le cose, la televisione vi fa vedere, invece la radio vi fa immaginare un po' le scene. Voi dovreste vedere, io mi auguro un giorno di poter arrivare a essere una radio come i grandi network, con anche la telecamera. Cioè, metto io, facciamo. Ma per la webcam. Ma sì. Per quale motivo? Per vedere poi in che modo i nostri ospiti, e in questo caso qui David, parlano del loro lavoro, dei loro ma sogni. Ma perché l'entusiasmo, cioè, si vede, esatto, dalla faccia, dall'espressione, dagli occhi. È quella la cosa che veramente ti affascina, vedere una persona che ne fa 3.000. Eh sì. Con la voglia di farla come se tu avessi cominciato ieri. Sì, a me è venuta voglia subito di partire. Proprio. Se sono fortunato, qualcuno si innamora di me. Preparo la valigia? Che faccio? Prepariamo la valigia. fai di me quello che vuoi. Guarda, che devo dire? Più di così, l'ho detto anche pubblicamente. Capito. Lo dico. Ero una matti. Me la segno, testimoni. Perciò la cosa bella per voi che ascoltate la radio, sarebbe bello proprio vedere la faccia, l'entusiasmo di questi ospiti, di Davide. Nello specifico stasera, nel raccontare quello che sta facendo e quello che ha fatto, e questa è una bella cosa che a me fa piacere quando invito le persone e ti trasportano, perché ti fanno capire veramente quello che hanno dentro e quello che ti stanno raccontando. Ma penso che siamo simili comunque, quindi sì. Mi capisci appieno anche per quello. È vero, è vero.
però io vedo gli altri, non, sì, mi, sì, non sì. mi vedo. No, me, in questo capito? Periodo, sinceramente, il termine che mi stanno dicendo quasi ogni giorno è che sono completamente pazzo. A me ci sto abituando, però. Hanno cominciato quando avevo 5 anni. No, anche a me, però, ora stanno insistendo. Sì, va a finire che ci credo. Va che ci comincio a credere. Se non sono pazzi, noi non li vogliamo. No, è così. No. Garage Radio è così. Allora, prossimo brano, perché siamo un pochino quasi in chiusura, perché manca 20 minuti neanche. Hai portato un altro brano di una band che è durata poco, però è entrata nella storia senza nessuna. Cioè, indiscutibilmente, e sono i Guns N' Roses. E portato un brano molto particolare, un brano che è stato registrato, non so se lo sai, ma è stato registrato in diretta. Cioè, loro quando registrarono questo brano qui, l'hanno registrato in diretta in studio con le chitarre acustiche. Non è stato registrato come si registra regolarmente, no, non lo sapevo. Chitarra, basso, eccetera, eccetera. Cioè, a parte che erano tre chitarre, sì. No? Però è stato proprio registrato in diretta. Ed è, infatti ha un'atmosfera tutta particolare. Sì. È bellissimo. Perché? Why? No, dici, no perché Guns N' Roses. Allora, prima mi hai fatto mettere un brano molto imbrenito, sì, dissacrante, di un personaggio. Sono che pazzo, appunto. Di rottura. Adesso un brano invece molto delicato, tranquillo, che parla di una cosa, di una storia. Certo, insomma. Ma perché la pazzia va controllata, quindi passi da... ci vuole, no? Sì, sì, è vero. Ci sono momenti, no, adoro questo brano, dal 91-92, non mi ricordo che anno. L'anno non me lo ricordo. No, ma anche però... prima forse, no, prima vedrai. È stato pubblicato nell'88. No, no, ma infatti è vero, erano gli anni 80, sì. Fine anni 80. Fine anni 80. E comunque i Guns erano molto rock e mi colpì subito questo, a parte gli argomenti, ma mi colpì subito l'armonia del brano. E niente, mi faceva piangere, quindi dopo oltre 20 anni te lo vorrei ascoltare. Sì, lo riascolto fisso. Vabbè, però così. Lo dedico agli ascoltatori. Vai, allora ce l'ascoltiamo. E va bene, io penso che non occorre neanche presentarlo, questo che è un brano talmente famoso. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience.
sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'm never breaking, 'cause I can't take it. Meraviglia sto brano, zio. Pura poesia, veramente. Veramente, pura poesia. Una bella poesia portata in musica da dei grandi musicisti che, insomma, hanno contribuito veramente tanto a cambiare la storia del, sì, rock. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, perciò siamo ai saluti finali. Noi siamo contenti di aver ospitato Davide qui in trasmissione da noi. Vi ricordo ancora che siete su Garage Radio, a Geronimo Space. Dopo, prima di chiudere, ti facciamo fare... Ce la farà questa ragazza? Ce la farà. Ci si prova, dai. Oh, ma io torno, che pensa? Quando ti pare, guarda, noi la porta... siamo qua, quando vuoi. La porta è aperta, te bussi. Sono divertito, quindi torno. Te bussi e dici, guarda, c'ho da dire una cosa. Vieni come Freddy Krueger, non ti libererai di me. Vai tranquillo qui. Con una voce migliore, magari. Perché... Non c'è nessun problema. Allora, Davide, innanzitutto, dici le ultime cose, ragguaglia un pochino gli ascoltatori. Io ricorderei un attimino i prossimi appuntamenti. Allora, intanto seguiteci sulla pagina Facebook di Garascool TV, dove troverete tutte le nostre informazioni, quindi qualunque domanda, ok? Troverete notizie sulla Garascool ogni mese su Bikers Life, e tutti i venerdì alle ore 23 in replica, la domenica a mezzanotte, il martedì alle 1:30, il giovedì alle 2 su Automoto TV di Sky, canale 148, e su Dynamica Channel 249 Digitale Terrestre. Gli orari li troverete, perché ripartiamo da gennaio, li troverete sulla pagina Facebook. Quindi non abbiamo solo ora, abbiamo il reality Tattoo on the Road, e poi abbiamo il viaggio nel deserto del Sahara, e poi tutti gli più importanti eventi motociclistici o fieristici italiani che riguardano le due ruote. Ci trovate lì, non solo le due ruote, insomma, ho fatto un inverno non facendo nemmeno vedere le moto, ma facendo vedere gli uomini dentro le clubhouse. Bellissimo. Quindi anche le persone, gli incontri, sì, con le persone. Soprattutto le persone, cioè per me, per noi la moto non è la moto,
la moto è un mezzo, è quella che sostituisce il cavallo nelle epopee del West. Nelle prossime trasmissioni che inventerai, nelle prossime cose che inventerai, ci sarà sempre il pubblico in studio? Allora, la prossima con il pubblico sicuramente sarà il Blue Rock. Quindi ci sarai anche tu, mi aiuterai sicuramente. A me mi interessa per il pubblico, perché io... Sì, ci sarà il pubblico, cioè, il contatto col pubblico è bellissimo. Sarà bello, cioè, per chiunque, noi faremo il nostro per pubblicizzare questa cosa qui, che chi ha voglia di essere dentro la televisione e comunque e sia vivere una sera di musica e di arte, di venire... Come pubblico in questa trasmissione, perché poi ti diverti. Che poi il nostro pubblico, hai visto, ti ricordi, faceva parte integrante della trasmissione. Non è che vieni e stai seduto, ma anzi partecipi, è quello che è voglio. Vero, è vero. Bene. È vero. Abbiamo detto tutto? Sì, sì, sono sicura che noi abbiamo a casa Marco e l'amico Federico. Vengono che con me nel prossimo viaggio. Seguiranno le tue puntate. Guarda, se glielo chiedi, mi sa che partono non subito. Non c'è problema. Ma io aspettavo. Speriamo, ha detto che facevi la valigia. Pensavo che già. Io dice... non scherzo, io sono già pronta. Dai, a marzo andiamo a Daytona. Se riusciamo. Perfetto. Qui c'è da lavorare, va bene. Ma nella valigia metto lo zio io. Allora va bene. Se vengo anche io, va bene. Allora salutiamo la nostra band. Salutiamo Jesse, Francesco, detto il cielo, e Andrea. Okay. Detto il è il cielo, lui il cielo, sì, ho capito. Ora si ha detto la sua identità segreta, perché io con questa voce sembro Batman. A casa mi immaginano col mantello. Bellissimo. Va bene, allora noi chiudiamo con un brano che poi è la sigla di Garage Cult TV. Certo, giusto? Certo, e chi ormai ci conoscono, perché non la possiamo più cambiare. C'è Jessica, non vuole, no? Andiamo avanti, perché ormai come sentono sta musica, anche se non c'entra nulla, pensano alla Garage Cult. Perfetto. È bella, bellissima. È bene così. Certo. Allora, io ora tolgo un attimo il sottofondo. Tu ti allontani un attimino dal microfono, poi ti fai aiutare dai tuoi fidi scudieri, no? E dite un bel Geronimo bello forte. Questo perché? Perché noi, la nostra trasmissione si chiama Geronimo ed è un modo per... È un urlo di liberazione. E con la Garage Cult, viaggi in America ci sta. Sì. E noi a tutti gli ospiti li facciamo è fare un bel urlo. È anche un incitamento, un urlo di coraggio. Quindi quando si affrontano Geronimo, delle prove importanti si usa urlare Geronimo. Dico di allontanarsi dal microfono perché ne ho già cambiati due. Sì, perché vai. Sfondano. Perciò io ora tolgo il sottofondo e vi lascio a voi proprio la parola, l'urlo Geronimo. Geronimo! Ecco fatto, domani Nicolai vado a comprare un microfono nuovo. Vabbè, ok. Allora chiudiamo qui. Io auguro la buonanotte a tutti i nostri ascoltatori. Grazie di essere stati qui, grazie a David e a tutta la sua truppa di pazzi, perché sono questi pazzi e in mi senso seguono buono. Sono pazzi. Che hanno voglia di fare tantissime cose, si sono messi insieme a un personaggio che ha una mente diabolica nel fare le cose, e questo a me piace moltissimo, questa cosa qui. Ringrazio tutti gli ascoltatori, vi diamo appuntamento sempre a mercoledì prossimo dalle 22 alle 24. Voglio ricordare agli ascoltatori di Garage Radio che venerdì sera dalle 9 alle 10 parte una trasmissione nuova. Sì, una trasmissione nuova. Uno sì. Speaker che dopo 25 anni riapre il cursore del microfono. Una delle voci storiche di Radio Ulisse, ne abbiamo già una, abbiamo il nostro Carlo che era una voce storica di Radio Ulisse, adesso meglio conosciuto speaker, come DJ Valentine, esatto, adesso speaker di Garage Radio con il suo ottimo blues. Venerdì sera riparte dopo più di 20 anni questo personaggio di Radio Ulisse, che è il DJ Heinz. Molto intrigante, ottimo, seguitelo. Ottimo metal, un cultore veramente di questa musica, gli amanti del buon rock, del buon metal, venerdì sera dalle 9 alle 10 seguitelo. Dopodiché vi rilassate le orecchie con il nostro Scoia, con il suo jazz, e andrà avanti fino alla mezzanotte. Ma seguite Garage Radio sempre 24 ore su 24, perché noi ci siamo sempre. Ragazzi, buonanotte a tutti, ciao zia. Allora zio, senti, prima dei miei saluti, questo personaggio mi ha incuriosito, io lo seguirò, ecco, mi ha lasciato tanta curiosità, per cui perfetto, la serata finisce benissimo. Un saluto dalla zia, ciao, e zia. A mercoledì, ciao. Noi ci vediamo mercoledì, ciao, ci vediamo mercoledì, ok? Sì, ciao. Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare, ce lo presenti te.
la sigla di Garage Cool TV. La sigla? Che avete messo? Gigi D'Alessio? Abbiamo... No. Gigi... No. Non mi sembra. Mi sembra... messo Psycho. The Puddle of Mud. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho.